Ragazzi, fate paura, fate veramente paura, lo dico a voi napoletani, fate veramente paura, però siete anche belli da vedere, ragazzi, ma come si fa? Ma come si fa a non divertirsi? E nonostante tutto, l'arbitro ci ha provato anche stasera, ha inventato qualcosa, ma contro questo Napoli, anche l'arbitro non può far nulla, non può far nulla perché veramente, ragazzi. Un qualcosa di pazzesco quello che è capace di fare Napoli. 10 gol in due partite all'Ajax, già qualificato per gli ottavi. Insomma, ragazzi, qualcosa di veramente di fenomenale. C'è un sacco di roba che mi sono appuntato perché la partita. Quando gioca al Napoli, devi prendere il foglio e devi iniziare a scrivere. Ogni minuto, ogni secondo c'è sempre qualcosa da scrivere. Mi dimenticherò, evidentemente, qualcuno, se no il video dura un'ora e mezza, però vabbè. Detto questo, ragazzi, è veramente bello, devo essere proprio sincero, è veramente bello. Io arrivo da una scoppola presa ieri, contro il Chelsea, con tutto quello che è successo. Diciamo, vedere stasera il Napoli, a me piace perché piace vedere il bel calcio e quest'anno il Napoli veramente me lo sta regalando. Ma oggi come oggi è un qualcosa di fenomenale, è di più del bel calcio, è proprio la gioia vedere il Napoli, perché ragazzi, questi qua fanno tutto quanto a ripetizione ogni partita e non si fermano, continuano a farlo ed è un qualcosa di fenomenale. Perciò, tanta tanta roba, belli siete, ragazzi. Buonasera, buonasera a tutti. Ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Nice nella casa del pane e balloon. Vi invito subito a mettere un bel like al video, ragazzi. Mi raccomando, è importante, mettete il like al video. Vi ringrazio di cuore perché lo state facendo veramente in tanti. Continuate a farlo, continuate ad iscrivervi al canale, mi raccomando, è molto importante. Attivate la campanella così rimanete sempre aggiornati su tutti i miei nuovi contenuti. E ragazzi, foglietto, bisogna parlare di questa partita. Bisogna parlare di questa qualificazione. Mamma mia, ragazzi, sono super esaltato. Devo essere sincero. Si vede non poco. Mi esalta. Quando vedo queste partite mi esalta. O di Riffa, o di Raffa, o stradominando, o magari all'ultimo, o come con la Cremonese che hanno faticato, o magari facendo una passeggiata. Comunque il risultato è lo stesso. Napoli 4, 5, 6 e gli altri poi si vede. Cioè, perché loro comunque meno di 4 gol non li fanno. Ragazzi, oggi abbiamo capito una cosa: il Napoli non fa meno di 4 gol. Perciò giochiamoci sempre l'under, l'over 2,5, perché più di quello, almeno a 4 arriva il Napoli. Champions League, ragazzi, è qualcosa di fenomenale. Questi qua hanno fatto 17 gol in 4 partite, 3 subiti, 4 forse, qualcosa del genere. Qualificazione già ottenuta. Non so adesso per quanto riguarda il primo posto, però penso sostanzialmente anche quello, perché per perdere il primo posto dovrebbe arrivare a pari punti con Liverpool, ma Liverpool dovrebbe vincere lo scontro diretto e di più di quanto ha vinto. Vabbè, robe che non ci interessano, dobbiamo parlare della partita. La partita che è stata molto faticosa, devo essere sincero, ha faticato veramente tanto il Napoli. Infatti, il primo gol è arrivato dopo soli 4 minuti e dopo solo 16 l'aveva già praticamente sostanzialmente chiusa. Ecco tutta la fatica di questo Napoli. 4 minuti chiudono le partite, ragazzi. Ma poi è la fattura dei gol che mi impressiona, devo essere sincero. Adesso cercando di tornare un pizzico seri, no? È la fattura dei gol, perché insomma i gol sono proprio belli. I gol sono proprio belli. Cioè, il gol di Lozano è un'azione spettacolare. Un triangolo. Cioè, quelli dell'Ajax, secondo me, erano già lì che tremavano già quando ne li hanno visti nel sottopassaggio prima di entrare in campo. Già lì, diciamo, porca, ancora loro sono. Non pensavano di magari che arrivasse qualcun altro, perché insomma la palata presa settimana scorsa fa ancora male oggi. Però insomma non ci ha capito niente. Il primo gol di Lozano è un triangolo dove lui addirittura poi non ci pensa su due volte, subito sapendo che il portiere in quel caso era un po' fuori, la mette sul secondo palo di testa, un gran bel gol. E dopo il gol di Raspadori è un qualcosa di fenomenale, perché ragazzi, poi guardarli in televisione c'è qualcuno che dice vabbè sì, è belli, però no, quello è un gol della Madonna, ragazzi, perché a parte a lui l'aiuta molto il fatto di avere il baricentro basso, leve corte, e infatti in un fazzoletto stoppa la palla, va proprio pam pam e tira l'incrocio dei pali con una forza incredibile, senza neanche prendere la rincorsa, dopo un'azione manovrata, dopo che c'era il giocatore che adesso mi sfugge il nome, com'è che si chiama? Com'è che si chiama? Sì, che lo sapevo.
C'è quel mostro sulla sinistra che è impossibile dimenticarsi il nome. Da che aveva un nome difficile da pronunciare, adesso la notte lo sogni, ti rintrona nella testa. Kvaratskhelia, 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 prende, dribbla, tacchi, tunnel, torna, tira i rigori, fa quel cazzo che vuole. Ormai Kvaratskhelia si è preso il Napoli, se l'è preso proprio. Ma che gli date da mangiare? Che pizza gli fate lì a Napoli? Questo qua è diventato qualcosa di fenomenale. Spettacolare, spettacolare. Altra prestazione da 9, perché ragazzi, un qualcosa di incredibile. C'è stato un momento che per 7, 8, 10 minuti la palla non arrivava più sulla sinistra, no? Allora si è spostata a destra. Dice: ma chi è quello lì? Non riusciva. Era sempre lui. E fa le stesse identiche cose. Non è che quella è la sua mattonella, solo il lato sinistro. Fa bene anche sulla destra. Perciò vuol dire che proprio lui è così. È veramente forte sto ragazzo. E non ha paura di niente. Ha voglia di farsi vedere. Ha voglia di giocare a calcio. Non si perde d'animo. Non si fa intimorire dall'avversario, piuttosto che. È un qualcosa di incredibile, ragazzi. Tanta roba, e arriva appunto il gol di Kvaratskhelia, che fa il 3-1, perché nel frattempo poi l'Ajax ha corso alle distanze con un bel gol di testa. E arriva il 3-1 su rigore, praticamente rigore netto. Guarda, visto al VAR, perché evidentemente a noi non è che ce li danno subito, prima andare al VAR a verificare, mano netta. Kvaratskhelia che segna rigore. E poi sostanzialmente che cosa succede? Napoli molto in gestione, ha entrato i vari cambi, Osimhen. A proposito, Osimhen, ma adesso è sicuro di giocare titolare, perché è vero che stasera ha fatto un gol alla gazzella mania, però insomma, con quegli po' di attaccanti, Raspadori, Simeone, e sti entrano, fanno tutti i gol. Insomma, si inizia a diventare difficile anche per Spalletti scegliere il titolare. Detto questo, grande partita anche di Osimhen. Il ritorno è stato veramente un bel rientro, perché insomma ritorna col gol. Se ne è mangiato un paio prima, uno era in fuorigioco, l'altro poi se l'è mangiato, però forse era in fuorigioco anche quello. Il gol che fa sono i suoi gol. Quelli sono i gol proprio di Osimhen, perché ragazzi, Osimhen lì fa un recupero. Cioè, lui crede in quella palla, lui crede che in quel momento il difensore possa sbagliare. E già lì, se tu ci credi da centrocampo, perché il difensore è al limite dell'area, lui era 25 metri più indietro, se già inizi a crederci lì, vuol dire che tu hai già vinto. Perché non può non pagarti una cosa del genere. Quello è lì tranquillo. Perché dovrebbe sbagliare? Invece tu ci credi e vai e prendi palla e fai gol. Perciò quelli sono i classici gol di Osimhen, i classici gol di Rapina, i classici gol dell'attaccante. Ma vedete, ragazzi, il Napoli, la cosa impressionante anche, che cos'è? Che i tre attaccanti. L'anno scorso aveva Osimhen, e se non c'era Osimhen, segno della croce, Petagna, perché con tutto rispetto faceva. Quest'anno ha Raspadori e Simeone, e in tutti e tre i casi qua non c'è uno che non è titolare, perché se il Napoli ha bisogno dell'attaccante che tiene a bada tra i difensori, che pressa, che lotta, che torna, che crede in questi palloni, ciao Osimhen. Se ha bisogno dell'attaccante nei colpi di testa, nel gioco aereo, nel calcio d'angolo, piuttosto che nel proteggere palla, nel conquistare, anche quel va benissimo Simeone. E se ha bisogno dell'attaccante di movimento, con i piedi buoni, con le leve corte, che può fare il triangolo, che viene incontro, che può fare i gol un po' più, diciamo, di classe e non di potenza, a Raspadori. È completo. Il reparto d'attacco del Napoli è completo. Ha tutte e tre quello che serve. Tanta roba, ragazzi. Partita che si chiude 4-2, poi vabbè, a questi gli regalano il rigore, perché è un rigore regalato, inesistente, giusto per riaprire la partita, perché non si può vedere una cosa del genere. Cioè, poi oggi è andata bene, il Napoli non ha avuto problemi, la partita era finita, cioè, però anche questo è un erroraccio tale e quale come quello di ieri sera, perché poi andiamo a vedere, ma leggermente cosa? È uno sport di contatto, era il giocatore che andava indietro e lo spingeva, cioè un altro po' quello si è quasi aggrappato per non cadere, fallo. Ma veramente, ci mancava solo il cartellino rosso, cioè veramente, perché poi pareggiava il collega di ieri. Se non sbaglio, anche lui tedesco, quest'altro fenomeno di stasera. Però detto questo, insomma, di fronte a questo Napoli, non ci sono arbitri che tengono, non ci sono arbitri che tengono, non ci sono squadre. In questo momento non ci sono proprio squadre che tengano. Perciò,
Attenzione, attenzione a tutti quanti, a tutti quelli che... Attenzione a questo Napoli perché fa veramente paura. Oggi si è già messo alle spalle la qualificazione Champions League, si può dedicare solo al campionato, in campionato sta andando alla grande, ai cambi, speriamo in bene per Anguissa che non si sia fatto esageratamente male, si è fermato, speriamo in tempo, magari è una cosa di poco conto, però detto questo, il Napoli è un po' come, è come Milan. Non ha problema nel cambio, proprio manca uno, si mette l'altro, è il gioco, è il gruppo che c'è in questo Napoli, oltre al gioco e alla cazzimma, perciò un giocatore adesso è rientrato così, avete visto con Osimhen, andato via Osimhen, sembrava quasi la disperazione totale, e il Napoli è andato alla grande, perciò è proprio perché ha formato un gran gruppo insieme al Milan, veramente sono due belle squadre, il Napoli in questo momento è quello che mi fa veramente esaltare e gioire più di tutte, perché è tanta roba, merita questa qualificazione. Complimenti al Napoli, complimenti a tutti voi ragazzi, vi auguro una buonanotte, buonanotte, mo inizia Barcellona-Inter, cioè dobbiamo guardare anche quella, perciò una buona serata, buona cena a tutti, ci vediamo più tardi per commentare Barcellona-Inter, belli siete ragazzi, bel like al video, iscrivetevi al canale come dico sempre io, ciao!